Ben ritrovati, un appuntamento, il primo appuntamento con l'informazione del TG Oggi News in primo piano, la cronaca, perché il giorno dopo il ritrovamento del cadavere di Marco Borrelli, il ventenne di Agropoli, colpito alla gola con un fendente, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dell'omicidio. Il ragazzo ha anche cercato di scappare dal suo aguzzino dopo essere stato ferito, ma non ce l'ha fatta. Marco Borrelli era scomparso da casa nella tarda serata di giovedì. Il padre Vincenzo, dopo averne denunciato la scomparsa ai carabinieri, si era messo a cercarlo con l'aiuto di altre persone. Col passare delle ore, però, era cresciuta l'ansia perché il suo cellulare, chiamato più volte, risultava spento. I carabinieri e i volontari lo hanno cercato tutta la notte, per l'intera mattinata, poi verso le 15 l'amara scoperta. Marco era morto, era stato assassinato. Il corpo senza vita era in mezzo alla vegetazione nei pressi del Parco Le Ginestre, un parco residenziale che si trova proprio all'inizio di Agropoli, ai piedi della collina San Marco. Al collo una profonda ferita provocata da un'arma da taglio, poco distante un coltello insanguinato, l'arma del delitto. Sono bastate poche ore ai carabinieri della compagnia di Agropoli per identificare e fermare il presunto omicida, un 25enne di origine tunisina, Mrabet Nazar, residente a Castellabate, che durante l'interrogatorio ha ammesso le sue responsabilità. Passionale, il movente che avrebbe armato la sua mano. Nell'ultimo periodo, infatti, Marco Borrelli stava frequentando la ex compagna di Mrabet Nazar, madre dei suoi due figli, dalla quale non aveva accettato la separazione. In caserma, il presunto omicida, assistito dall'avvocato Antonio Mondelli, è stato sentito a lungo. Più volte ha dovuto raccontare la sua versione dei fatti. Tra le persone sentite anche i familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Franco e Damiano Cardiello. La salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove lunedì verrà eseguito l'esame autoptico dal dottor Magliese, che potrebbe fornire ulteriori informazioni alle indagini. Il coltello rinvenuto accanto al corpo è stato invece posto sotto sequestro. Bisogna ancora chiarire se l'omicidio sia avvenuto nel luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere di Marco Borrelli o se vi sia stato portato dopo nel tentativo di nasconderlo. Nei confronti del presunto omicida è intanto scattato un fermo di indiziato di delitto. È stato trattenuto in caserma prima di essere trasferito in carcere, dove rimarrà in attesa di essere nuovamente ascoltato. Non parla di premeditazione, ma di un raptus successivo ad un'accesa discussione. L'avvocato del tunisino, il legale che ha assistito all'interrogatorio dell'omicidio, nel confermare la confessione, ha anche raccontato cosa avrebbe potuto armare la mano di Rabet Nezar. La difesa che mi ha assistito è palesemente chiara perché già ha confessato un delitto che nasce da una vicenda passionale, ma soprattutto nasce da una vicenda, diciamo così, di degrado, perché abbiamo un matrimonio fallito, figli che sono stati tolti all'omicida, al sedicente omicida, che hanno fatto nascere, insorgere una rabbia, una cattiveria nei confronti di questa persona che veniva vista dal mio assistito come quella che gli aveva rovinato tutta la famiglia, tutto il suo mondo, perché praticamente lui vive per i figli che gli sono stati dapprima tolti a seguito del fatto che la moglie si è allontanata con la vittima. Poi c'è un processo al Tribunale per i minorenni dove si sta iniziando la pratica per l'adozione di questi bambini. Avvocato, ha agito d'impeto oppure l'omicidio è stato premeditato così come appare? Noi riteniamo che abbia agito d'impeto, ma lo ritengo su dati fattuali concreti, nel senso che con la vittima si sono incontrati, sono andati a fare una passeggiata, quindi nulla faceva presagire un qualcosa di particolare. È vero, c'erano stati degli scontri anche verbali, via SMS, ma è normale come succede praticamente con degli amici, perché loro erano amici di vecchia data. Che
abbiamo di fronte una persona italo-tunisina che ha delle usanze, dei costumi, dei credi particolarmente diversi dai nostri, e quindi dove c'è ancora un concetto della famiglia, della donna particolare, per noi occidentali superato, però purtroppo viviamo in una situazione climatica, ambientale assolutamente particolare. E quindi lui vede, ha visto in questa vittima un amico che l'ha tradito insieme alla moglie, e che questo tradimento ha portato allo scatafascio totale della famiglia, della sua famiglia, del suo nucleo familiare. Noi abbiamo avuto, secondo noi, una reazione di impeto d'accumulo, cosiddetta in giurisprudenza, dove praticamente pian piano è andato maturando l'idea, pian piano è andato maturando la rabbia, che ha portato poi a questo gesto estremo. Un gesto estremo che è stato un unico gesto quando la vittima ha confessato di aver avuto una relazione con la compagna, la madre dei suoi figli, già prima che questa lasciasse l'abitazione, e quindi quando tra il signor Mrabet e la compagna ancora vi era comunione di vita. Torniamo adesso a Salerno, lasciamo la cronaca. A Salerno martedì è stato confermato il corteo della comunità senegalese che protesta contro il trasferimento del mercato etnico dal sottopiazza della Concordia all'area che è stata allestita sul lungomare Marconi a Torrione. Oggi abbiamo ascoltato il presidente della comunità senegalese, che risponde anche a quanto dichiarato proprio ai microfoni di TV oggi dall'assessore al commercio del comune di Salerno, Dario Loffredo. Sentiamo. La comunità senegalese che vive a Salerno non ha alcuna intenzione di fare passi indietro ed è decisa ad andare avanti contro la scelta del comune di Salerno di trasferire il mercato ospitato nella sottopiazza della Concordia sul lungomare Marconi, in un'area attrezzata con gli stand e dove, come ha recentemente ricordato l'assessore al commercio Dario Loffredo, sono stati realizzati anche bagni e parcheggi. Resta dunque confermato il corteo che da piazza Vittorio Veneto arriverà fin sotto i portici di Palazzo di Città. A nome della comunità che rappresenta, il presidente Duda Nyang ribadisce dal suo canto che sono pronti a bloccare tutto, comprese le giostre che hanno preso il loro posto nella sottopiazza della Concordia. Niente, non vogliamo dire solo all'assessore che dobbiamo sapere che noi da 16 anni che siamo qua, e prima di venire qua poi siamo andati a scuola, quindi sappiamo bene la legge italiana come funziona. Si è detto che non abbiamo autorizzazione, la polizia. Prima di fare la manifestazione sappiamo già come funziona. L'autorizzazione non serve, non si chiede. Si chiede, si fanno solo la comunicazione per fare questa manifestazione. Lo voglio solo far sapere il signor assessore, che noi non siamo, anche se siamo neri, non siamo ignoranti. Grazie. Voi contestate lo spostamento e il trasferimento del mercato dal sottopiazza al lungomare Marconi anche. A voi non piace quella zona. L'assessore e il comune di Salerno dicono però di averlo concordato con voi, che voi avete chiesto l'annessione di alcuni servizi, bagni e parcheggio, sono stati realizzati. Questo non vi basta però a convincervi, a farvi piacere quell'area? Noi abbiamo già detto all'assessore che il sindaco, io per esempio sono appena eletto da 2 mesi, Io quando sono eletto sono venuto da lui e abbiamo detto noi senegalesi all'unanimità che là non si andiamo mai, mai, non si andiamo mai, perché è un parcheggio, un posto che non si fa commercio, lui lo sa meglio di noi. Poi c'è il problema di sicurezza che abbiamo detto sempre, e perché non possiamo mettere un parcheggio una parte e un mercato un'altra parte. Poi ci sta una corsia, una strada di 3 corsie che le macchine vanno velocissimo, vanno in folla proprio. Poi ha detto che pure a lungomare c'è il traversamento, ma questo traversamento sono diversi. Questo traversamento, lui vuole che parcheggiamo la macchina al parcheggio sinistro, poi prendiamo la nostra roba, la nostra merce, attraversare una strada di 3 corsie per mettere la roba per lavorare. Quello non è possibile, pure lui lo sa. Poi un'altra cosa che volevo ricordare, signor assessore, che adesso tutte le città, tutte le grandi città, tolgono i parcheggi al centro città. Centro città non fa più parcheggio, perché fanno solo il blocco, le macchine non vengono. Quindi, signor assessore, poi ha detto che non vuole togliere un parcheggio qua per darlo a lavorare. Poi ha detto, proprio lui, ha dato un parcheggio a noi là, a via Marconi. Questo parcheggio, perché non può, le macchine che vengono qua, perché loro non possono andare là? E spostare una macchina è più facile, spostare le persone che lavorano per sopravvivere. È da 30 anni, da 12 anni che siamo qua, sopravvivere. Poi, secondo me,
loro amministrazione non sono più intelligenti, non sanno più che amministrazione De Luca. E De Luca è proprio lui che ha messo noi qua. Quindi, secondo me, anzi, sta parlando di un problema di sicurezza qua a Sottopiazza. Come possiamo dire che non c'è sicurezza per gli adulti e li danno ai bambini? Perché, secondo me, i giostri servono per i bambini. Si servono per i bambini, loro hanno messo già il giostro, potete pure vedere. Ma mi sembra di capire dalle tue parole che non c'è possibilità di trovare un'intesa, o il Sottopiazza o niente. Non diciamo che un Sottopiazza o niente, non lo diciamo, stiamo trattando, però possiamo dire che non vogliamo che loro si ghettizzano, vuol dire che ci buttano una parte che non si va a nessuno. Noi vogliamo, chiediamo solo un posto dove possiamo lavorare dignitosamente, di non scappare a nessuno, di mettere la roba, di lavorare come tutti quanti. Che iniziative avete in mente di portare avanti? Perché in questo momento alla fine non siete qui, non siete lì, cosa state facendo, come vi muovete? Due iniziative. La prima iniziativa è di fare la manifestazione per martedì 12. Questa manifestazione la facciamo e chiediamo sempre dove possiamo lavorare. Poi l'ultimo che non chiediamo e preghiamo Dio di non arrivarci e di bloccare tutte le organizzazioni che fanno qua sotto piazza. Blocchiamo tutte le organizzazioni finché non prendono tutti i neri, e dico bene neri, che stanno lì. Non fanno più lì niente. Queste due iniziative abbiamo. Ribadiamo dunque che il corteo che da Piazza Ferrovia arriverà fino al Comune di Salerno si terrà martedì 11 aprile a partire dalle ore 10. La cronaca: tragico incidente stradale stamani lungo la Litoranea all'altezza del Lido Lago, coinvolte due auto. Per cause ancora in via di accertamento, le due vetture si sono scontrate frontalmente. Alla guida di una delle due auto coinvolte uno straniero di circa 60 anni, sull'altra una donna con a bordo due bambine. Immediatamente sul posto l'intervento delle ambulanze della Croce Bianca di Salerno. Giunti sul posto, i sanitari hanno estratto l'uomo dall'abitacolo e, dopo averlo intubato, l'hanno trasportato all'ospedale Ruggi d'Aragona in stato di coma. La donna a bordo dell'altra vettura ha riportato una frattura alla spalla e vari traumi ed è stata trasportata all'ospedale, illese per fortuna le due bimbe. Apriamo come di consueto il sabato una parentesi dedicata al calcio. La Salernitana sta per scendere in campo a Terni alle 15. Granata di scena al Liberati contro i padroni di casa, che sono in lotta per non retrocedere. Dopo il pari interno col Cittadella, però, la squadra di Bollini vuole riprendere la sua marcia verso i play-off. In Umbria comincia lo sprint finale. La Salernitana cerca punti e conferme. La corsa continua. Dopo il pari di martedì sera col Cittadella, si riparte dal Liberati. Il treno playoff per la Salernitana oggi pomeriggio farà tappa a Terni. Nella Tana delle Fere, contro un manipolo di ex Lazio guidato in panchina da Liverani, i granata di Bollini disputeranno una partita che si annuncia tirata e dagli alti contenuti agonistici, nella quale però potrebbero avere molte più occasioni di colpire l'avversario, perché i padroni di casa hanno ritrovato una certa fluidità offensiva, ma non hanno nella solidità difensiva un punto di forza, tutt'altro. E allora, quella di oggi potrebbe essere una gara senza troppi calcoli, in cui le due squadre avranno un solo obiettivo, che è poi lo stesso. I tre punti servono alla Ternana per rilanciarsi in chiave salvezza e alla Salernitana per alimentare il sogno playoff. Ora che la classifica si è fatta rassicurante, messi da parte gli affanni e le difficoltà di fine inverno, la squadra di Bollini si sta regalando una primavera dolce che potrebbe riservarle ancora l'inatteso lieto fine, qualora le riuscisse di piazzare il colpo di reni sul filo di lana. Ad otto gare dalla fine i giochi sono apertissimi, l'incertezza che regna in testa come in coda rende tutto ancora più affascinante. C'è grande incertezza e sarà fondamentale avere energie mentali e fisiche in buona quantità per centrare l'obiettivo. La Salernitana, dalla sua l'entusiasmo di chi sta risalendo la china, ora che la salvezza è stata virtualmente centrata, può giocare con più tranquillità, ma non per questo con meno fame. Da sei partite a questa parte è cambiato radicalmente l'atteggiamento, è cambiata la mentalità, è scoccata una scintilla. Del resto, solo dopo aver toccato il fondo si può risalire, e la Salernitana ha capito che il rischio di sprofondare dopo la sconfitta interna con la SPAL era altissimo ed è stata brava a compattarsi e a dare una svolta alla sua stagione. A Terni, nella città di San Valentino, i granata saranno seguiti da tanti tifosi desiderosi di farsi riconquistare dalla loro amata dopo gli screzi dei mesi scorsi. Oggi sarà un'altra occasione importante per ritrovare il feeling e far riscoppiare la passione.
Torniamo alla cronaca, peggiorano le condizioni di salute della studentessa universitaria di 21 anni colpita da meningite. La ragazza è ancora ricoverata in terapia intensiva in coma farmacologico all'ospedale Cotugno di Napoli. Il ceppo è da meningococco di tipo B. La studentessa, che è iscritta al terzo anno del corso di laurea in beni culturali e discipline dell'arte e dello spettacolo, ha frequentato, come ha ricordato l'ASLA in una nota diramata e diffusa anche presso l'Ateneo, dal 27 marzo a 5 aprile corsi di laboratorio di storia dell'arte contemporanea in alcune aule. Chi è stato presente negli stessi ambienti è stato sottoposto a profilassi. La situazione è dunque sotto controllo, anche se molti gli studenti che hanno preferito seguire le lezioni con le finestre spalancate per paura del contagio, nonostante le rassicurazioni fornite dall'università. Adesso torniamo nel comune capoluogo, dove c'è un'ipotesi per il risparmio sulla bolletta dell'energia elettrica. Diverse le proposte che sono state avanzate dal consigliere comunale Giampaolo Lambiasi. Ascoltiamo. Investire su sistemi di efficientamento della pubblica illuminazione nel comune di Salerno per guadagnare riduzioni nel costo delle spese per l'energia elettrica. È possibile, secondo il consigliere comunale Giampaolo Lambiase, che ha trovato nei cassetti di alcuni funzionari comunali inascoltati progetti mai presi in considerazione che invece potrebbero, se realizzati, alleviare il costo delle bollette che ovviamente gravano sulle tasche dei cittadini salernitani. Insomma, per Lambiase la spesa varrebbe l'impresa, perché a fronte di un investimento ci sarebbero una serie di risparmi sul costo dell'energia elettrica. In effetti c'è uno spreco enorme per quanto riguarda i consumi di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione, quindi non solo i pali della luce sulle strade, ma anche negli edifici pubblici, negli stessi uffici del comune. Si spendono ogni anno 6 milioni e mezzo di euro di bollette della luce da parte del Comune, e ci sono progetti nel cassetto degli uffici tecnici del Comune che non vengono presi in considerazione dall'amministrazione comunale, sostituendo solo in parte le lampade attuali al sodio, agli ioduri metallici all'interno dei lampioni con lampade a LED, noi risparmieremmo quasi il 30% dei consumi. E poi se ci fosse un impegno di spesa più consistente da parte dell'amministrazione comunale, quindi quasi 4-5 milioni di euro per ammodernare gli impianti, adeguarli, rifare i quadri elettrici che sono completamente superati. La proposta c'è anche quella magari di pensare al telecontrollo, che consentirebbe di spegnere e accendere le luci, quindi anche in questo caso con un ulteriore risparmio. In questo caso ci sarebbe un ulteriore risparmio. Noi parliamo nel giro di 4-5 anni di un risparmio di quasi il 50% su queste cifre che vengono completamente buttate al vento e vengono chiaramente caricate sulla pelle dei cittadini, tra virgolette. Un'altra notizia di cronaca che arriva da Monte Corvino Rovella, dove i carabinieri hanno arrestato un 37enne pregiudicato Carmine Villani, colto in flagranza mentre spacciava sostanze stupefacenti in Piazza della Concordia. 20 bussolotti contenenti 10 grammi di eroina ritrovati da una perquisizione dei carabinieri, che tra l'altro a casa hanno ritrovato altri bussolotti vuoti, però utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente. Presso il Museo Diocesano di Salerno è stato presentato Good Time, il primo magazine free press su viaggi, turismo ed enogastronomia campana. La rivista offre servizi di informazione in molteplici rubriche. Un bimestrale gratuito di informazione redatto in due lingue, italiano e inglese, utile vademecum per il turista ma anche per i campani che hanno voglia di riscoprire la loro terra. Good Time, nei numeri di quest'anno, si concentrerà sulla città di Salerno e su quella di Napoli, spostandosi sui racconti delle coste, quella cilentana e quella amalfitana, arrivando ad approdare anche ad Avellino, raccontando le bellezze irpine, con l'obiettivo ambizioso e deciso di riuscire a parlare delle 5 province campane in breve tempo. Un prodotto di eccellenza che racconta le eccellenze. Good Time, il free press che mancava e che saprà offrire una lettura piacevole con belle immagini per scoprire una campagna inedita e impensata.
Al termine dell'intervista, della conferenza, abbiamo raccolto le impressioni dell'editore di Good Time, Roberto Iannelli. Ascoltiamo. Roberto Iannelli, che è l'editore di Good Time, se ci racconta in due parole come è nata l'idea di Good Time. Sì, diciamo che Good Time è il mio secondo progetto editoriale, perché io vengo da un altro progetto totalmente diverso. Questo è di taglio turistico. Abbiamo, come dire, percepito che Salerno sta diventando sempre più una città turistica e questo progetto vuole proprio essere al servizio anche dei turisti, delle tante persone che verranno a visitare questa splendida città, e ci auguriamo che questo progetto editoriale ben fatto, molto ben strutturato, riusciamo a dare quel valore aggiunto alla nostra bella città e ai tanti turisti che interverranno. È un free press, cioè ci sono dei punti di distribuzione che avete scelto e perché? Sì, è un free press. Noi, come dire, come detto, cerchiamo di intercettare i flussi turistici, quindi noi staremo in tutti gli hotel di lusso, staremo in tutti i luoghi dove ci saranno turisti, da centri culturali, da musei, e insomma è un progetto che cercherà di intercettare i tanti turisti che verranno qui a Salerno e non solo, per raccontare al meglio la nostra città. A proposito di eccellenze del nostro territorio, andiamo nel Cilento, a Polica, che ha ospitato il raduno delle comunità delle Vele, il sodalizio creato da Lega Ambiente e dai comuni costieri premiati proprio con il riconoscimento del Touring Club. Il tema portante dell'incontro di quest'anno è stato la dieta del Mediterraneo. Ma diciamo che sempre più spesso, grazie all'azione della giunta regionale, del presidente De Luca e chi si occupa del settore della mobilità come l'onorevole Luca Cascone, ci troviamo di fronte a grosse opportunità. Finalmente si ragiona in termini sistemici del Cilento, dopo degli investimenti importanti sulle infrastrutture viarie che presto vedranno il realizzarsi di alcuni lavori sulle strade provinciali. Adesso siamo di fronte a un'altra opportunità, quella di portare finalmente l'alta velocità fino a Sapri, con una tappa intermedia tra Agropoli e Vallo, ma ci sarà, questa è la cosa importante. Il dato certo è che finalmente avremo un'accessibilità con una mobilità diversa, con un mezzo di trasporto diverso dalle auto e dalla gomma, che raggiunge il Cilento nel suo cuore. Altra cosa importante è il metro del mare. Il metro del mare che si conferma, e molto probabilmente in termini programmatici, per 4 anni. Questo è ancora più importante. Dobbiamo approfittare delle importanti opportunità messe a disposizione dalla Regione Campania, che ci consente finalmente di pianificare per il futuro il flusso turistico e come accogliere il flusso turistico. Un dato piccolo ma importante da segnalare, purtroppo in negativo: bisogna fare la stessa cosa anche per gli eventi turistici. Non è possibile che ancora ad aprile non conosciamo la pubblicazione delle eventuali bandi per le risorse per gli eventi, quando poi gli eventi bisogna realizzarli in estate, a settembre, insomma al massimo, per destagionalizzare oppure per diversificare l'offerta all'interno dell'alta stagione. Questa è un'altra cosa sulla quale bisogna assolutamente lavorare. Sono fiducioso sulla possibilità che ciò accada, ma nel frattempo noi cominciamo a rimboccarci le maniche, anzi siamo già pronti per la nuova stagione estiva, che si presume dai dati che stiamo registrando un'ottima stagione estiva, perché le prenotazioni sono tantissime. Quindi il Cilento è sempre più terra di accoglienza, sempre più terra di qualità, sempre più terra in grado di raccontare al mondo un modello di sviluppo diverso che si basa sulle nostre risorse, cultura, ambiente e qualità della vita, nonché produzione agroalimentari e dieta mediterranea. Resta alta la tensione a Cava dei Tirreni per l'emergenza abbattimenti, ne parliamo tra poco dopo la pubblicità, restate con noi. Come anticipavamo prima della pubblicità, resta alta la tensione a Cava dei Tirreni per l'emergenza abbattimenti. Sono almeno 11 le abitazioni abusive destinate alla demolizione nelle prossime settimane, per far fronte ad una situazione che con il passare delle ore sembra diventare più difficile. Nel primo pomeriggio di ieri il sindaco Servalli, accompagnato da alcuni consiglieri comunali, è stato ricevuto per parlare della questione dal prefetto di Salerno, Salvatore Malfi.
Resta alta la tensione nella città metelliana per l'emergenza abbattimenti, infatti sono almeno 11 le abitazioni abusive destinate alla demolizione nelle prossime settimane. Gran parte di questi manufatti sono di proprietà del comune, in quanto sono stati prima acquisiti al patrimonio dell'ente e poi addirittura dichiarati di preminente interesse pubblico per destinarli a finalità di housing sociale. Procedura questa che non sembra convincere più di tanto la Procura della Repubblica, intenzionata ad andare fino in fondo per dare esecuzione alle ordinanze di demolizione. Entro mercoledì quasi sicuramente i motori delle ruspe torneranno nuovamente ad echeggiare sulle colline che circondano la valle metelliana. Per far fronte ad una situazione che con il passare delle ore sembra diventare sempre più difficile, nel pomeriggio di ieri il sindaco Servalli, accompagnato da alcuni consiglieri comunali, è stato ricevuto dal prefetto di Salerno Salvatore Malfi. Un incontro nel corso del quale il primo cittadino metelliano, così come aveva scritto nei giorni scorsi nella richiesta di convocazione, ha manifestato tutta la sua preoccupazione in tema di ordine pubblico e sicurezza, ma soprattutto per i risvolti abitativi dei nuclei familiari che nelle prossime settimane rischiano di rimanere senza casa. A destare maggiore preoccupazione in queste ore è il fitto calendario di abbattimenti imposto dalla procura. A quanto pare il prefetto avrebbe chiesto al comune metelliano ulteriore documentazione per approfondire la vicenda abbattimenti in città, anche perché il quadro legislativo su questo fronte è in continua evoluzione. Già martedì prossimo, infatti, al Senato è in discussione la cosiddetta legge Falanga. Il passaggio in Senato sarà dunque decisivo per attribuire veste normativa ad una serie di parametri con cui verranno individuati gli immobili da abbattere secondo un diverso grado di urgenza, permettendo inoltre di salvare le prime case, quelle che vengono definite di necessità. Intanto prosegue senza sosta il sit-in dinanzi al comune delle famiglie che nelle prossime ore potrebbero vedere l'incubo delle ruspe abbattersi sulle proprie abitazioni. Ora spazio alla nostra rubrica dedicata agli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, quest'oggi è in programma il film di Jim Sheridan, Il Segreto, tre gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 6 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. La Salernitana tra pochi minuti scende in campo a Terni, ne parliamo ampiamente nella pagina del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. A tra poco. In collaborazione con Salerno Trasporti, 20 anni di esperienza nel settore trasporti e logistica distributiva. Una rete capillare di collegamenti che copre tutta l'Italia, da nord a sud. Siamo in grado di movimentare merci in tutto il mondo, garantendo al cliente il più elevato standard di spedizioni espresse. Iura Salerno Trasporti e anche packaging. Realizziamo imballaggi per spedizioni in massima sicurezza, per prodotti ed oggetti anche di grande valore. A Salerno, in via Venner, zona industriale. salernotrasporti.it. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E in apertura della pagina dedicata all'informazione sportiva ci occupiamo della Salernitana, come detto già in precedenza nella parte del nostro TG dedicata alla cronaca. La squadra granata è attesa a minuti a Terni per scendere in campo contro un avversario affamato di punti. Bollini però non si nasconde e invita i suoi a non accontentarsi di quanto fatto fin qui. Il tecnico granata ha quasi tutta la rosa a disposizione e pensa anche a qualche novità.
Non accontentarsi per continuare a sognare e magari per gioire appieno alla fine. Il mantra di Alberto Bollini è crismi dell'occidentalità moderna, sempre e costantemente alla ricerca di altro da sé, ma è assai pertinente al momento della Salernitana. Allenatore e psicologo, Bollini ha rilanciato alla vigilia della gara di Terni dopo la frenata di martedì sera col Cittadella. Il modo migliore per dimenticare l'amarezza del mancato successo sui Granata Veneti è quello di pensare subito al prossimo impegno, alzando l'asticella degli obiettivi. Ed anche per questo Bollini sta accarezzando l'idea di sfruttare tutto il suo potenziale offensivo. Coda non segna da tre partite, ma è stato sempre generoso ed utile tatticamente. Rosina sta meglio ed ha ritrovato il gol di una maglia da titolare. Donnarumma ha smaltito la botta all'anca che l'ha estromesso dalla gara col Cittadella, in cui uno con il suo istinto di predatore d'aria sarebbe stato quanto mai prezioso. Insieme dall'inizio in corso d'opera, i tre potrebbero rappresentare finalmente l'arma in più che la Salernitana era convinta di avere fin dall'estate. In più, Bollini può contare sulle accelerazioni di Sprocati, impiegato a piccole dosi col Cittadella e pronto a dare il suo apporto in campo esterno, dove gli spazi sono maggiori e può sprigionare in pieno tutti i cavalli del suo motore. Occhio però a non sbilanciarsi troppo contro una Ternana che dall'avvento di Liverani ha sviluppato una certa allergia ai pareggi ed ha ritrovato la vena di falletti e di gol dei suoi attaccanti. Più solida e quadrata, la Salernitana dovrà confermarsi sul campo più squadra delle fere. L'importante sarà non accontentarsi. Bollini docet. È una partita proprio da prendere con grande attenzione. Non ti puoi fidare, ma ad oggi nella Serie B ogni partita è difficilissima, soprattutto quando incontri in teoria squadre di bassa classifica. Ad oggi non c'è differenza tra incontrare una in fondo alla classifica o in alta classifica, le motivazioni sono forti, anzi a volte chi deve giocarsi come la Ternana la permanenza in Serie B ha anche quel tasso agonistico superiore, soprattutto quando giochi in casa. Quindi noi dobbiamo giocare da Salernitana con lo spirito giusto, le idee di gioco giuste e soprattutto considerando anche che nello sport non è come nella vita, che chi si accontenta gode. Nello sport e nel calcio, come nella nostra situazione, chi si accontenta non può andare avanti. La Salernitana e noi vogliamo andare avanti giocandocela di partita in partita. Abbiamo un obiettivo, intanto il primo obiettivo stagionale molto vicino, che è la quota salvezza, e vogliamo arrivarci al più presto possibile. E allora dunque, come dicevamo, alle 15 Granata in campo al Liberati di Terni, dove per noi è già pronto Eugenio Marotta, con il quale ci colleghiamo subito. Buon pomeriggio Eugenio. Sì, buon pomeriggio ai telespettatori, buon pomeriggio ai tifosi della Salernitana. Salernitana già in campo in questo momento, naturalmente per effettuare la fase di riscaldamento al Libero Liberati. C'è anche la Ternana di Fabio Liverani, una sorta di derby laziale per tanti giocatori e anche ex allenatori. Subito le formazioni da una parte e dall'altra, salta agli occhi l'assenza ancora una volta per scelta tecnica di Alessandro Rosina, che parte dalla panchina, sarà comunque tridente per la Salernitana, così come avevamo anticipato anche su social network. È stato preferito al talento ex Zenit in prota, sarà tridente atipico, tridente coperto con Sprocati sulla corsia di sinistra, in prota a destra e Massimo Coda, che pure ha rischiato una sorta di ballottaggio con Donnarumma, punta centrale. Per il resto formazione tipo, quindi Bollini non effettua più nessun turnover, torna sui suoi passi, davanti a Comis, 4-3-3 con Perico, Tuia, Bernardini e Vitale a comporre la linea Maginot, Oger, Minale e Dito in mediana, in prota Coda e Sprocati a comporre il tridente offensivo. Risponde la Ternana con Aresti tra i pali, un 4-3-1-2, Aresti tra i pali, Zanon, Diachite, Meccariello e Germoni in difesa, Petriccione, Ledesma e Di Noia, centrocampista attenzionato dalla Salernitana, che ha fatto molto molto bene anche e soprattutto alla Re. Falletti tra le linee, ancora una volta un trequartista che Bollini teme, ha dimostrato di temere tanto, così come ha fatto con Chiaretti del Cittadella, davanti ad Avenatti e Palumbi, talento scuola Lazio che proprio Bollini conosce molto molto bene. Io non so, chiedo anche l'ausilio, quale potrà essere il contributo di pubblico oggi al Libero Liberati. Non si registra un grande incremento, nonostante la Ternana sia praticamente all'ultima spiaggia. Una partita sponda Granata e sponda Umbra importantissima,
massima naturalmente per i rispettivi obiettivi. Tra poco meno di mezz'ora il fischio d'inizio dal Libero Liberati, per il momento è tutto, saranno oltre 600 i supporter della Salernitana al seguito di Tuia e compagni, Tuia che ritrova la fascia di capitano, complice anche la panchina che è toccata ancora una volta ad Alessandro Rosina. Per il momento è tutto al Liberati, linea a voi. Grazie, grazie ad Eugenio Marotta. Adesso è il momento di andare a vedere con l'aiuto della grafica. No, mi dicono prima la Paganese che è tornata al successo nel turno infrasettimanale contro il Fondi e domani ad Agrigento andrà a caccia di un'affermazione esterna che manca da tempo e che le permetterebbe di consolidare la sua candidatura per un posto nei play-off. Gli azzurrostellati vogliono confermare allo stadio e Seneto il loro buon momento di forma. Grassadonia recupera Cicerelli che ha scontato il turno di squalifica e dovrebbe giocare dal primo minuto nel Tridente. La Givova è il terzo posto nel girone ovest e nel mirino della Givova Scafati. Mancano 3 giornate alla fine della stagione regolare e per riuscire a conquistare quel 14° posto, che significherebbe partecipare ai play-out con il vantaggio del fattore campo, la società dell'Agro dovrà tentare di fare bottino pieno e sperare nei risultati positivi provenienti dagli altri campi dove saranno impegnati Basket Agropoli, attualmente ultima con 2 punti in meno, e Viola Reggio Calabria, ora terz'ultima con 2 punti in più. Non sarà impresa semplice per la truppa gialloblu che domenica sera alle 18 ospiterà al Palamangano l'Unicusano Roma, fresca di qualificazione aritmetica ai play-off con 3 giornate d'anticipo rispetto alla fine della stagione regolare. La Givova poi si avvicina a questo delicato incontro con ancora tanti dubbi legati alle presenze in campo del lungo Metreveli, dell'esterno Dobbins, che stanno continuando ad eseguire lavoro differenziato, e di Naimi, che ormai manca in campo da quasi un mese. Ci fermiamo, la pubblicità, a dopo. Chiudiamo con il calcio, con la Cavese in Serie D. La squadra metelliana va in trasferta e chiede strada al Gela. Deve vincere la Cavese per restare in corsa per il secondo posto alle spalle della capolista Leonzio. Domani la Cavese proverà a violare per la prima volta dopo 13 anni e mezzo il campo del Gela. L'ultima volta che vinse allo Stadio Presti la formazione metelliana c'era riuscita grazie alle reti di Puglisi e Scichilone alla prima giornata del campionato di Serie C2 2003-2004. Da allora i bianco-blu hanno ottenuto contro la formazione gelese solo 4 pareggi, rimediando ben 4 sconfitte. La squadra di Longo, che è partita stamattina in aereo per la Sicilia, in modo tale da affrontare con meno disagi possibili l'ostico viaggio verso la sede del ritiro, ha l'opportunità di ottenere 3 punti. Il Gela, oltre ad avere problemi di formazione per le assenze di 3/4 del centrocampo titolare, sembra anche scarico mentalmente perché è stato staccato di 5 punti rispetto alla zona playoff e ha rare possibilità di rientrarvi. La Cavese invece andrà al Presti per provare a difendere il secondo posto nel girone I della Serie D e garantirsi quindi una posizione di privilegio nella griglia. Conti, Padovano e Loreto, Giannattasio, Parenti e Migliaccio, Celiento, Alleruzzo, Gabrielloni, Rossi e Bellante saranno in campo per la Cavese. Mister Longo dovrebbe disporre i bianco-blu con un 4-3-3, ma non si esclude qualche sorpresa proprio a inizio partita. Domani si comincia alle ore 15, pochissimi tifosi cavesi saranno allo stadio di Gela, dove potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti al costo di 10 euro. Arbitrerà il confronto il signor Luciani di Roma 1, assistito dai guardaline Spena di Saronno e Pellegrinelli di Lovere. È tutto, grazie per aver seguito il nostro appuntamento con l'informazione. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.